momenti di paura a Roma. C'è stata un'esplosione in strada in Viale Aventino vicino alle Poste. Dalle primissime informazioni sembra sia stata danneggiata un'auto. Al momento non si esclude però alcuna ipotesi, da una bomba carta a un pacco bomba. Sul posto i vigili del fuoco. Lotta alle disuguaglianze, crescita inclusiva, cyber security e tassazione internazionale sono i temi principali in agenda alla G7 delle finanze che si apre oggi a Bari e si concluderà sabato con la conferenza finale del ministro Piercarlo Padoan e del governatore Ignazio Visco. Al Castello Svevo sono arrivati i ministri che nel pomeriggio visiteranno i Sassi di Matera, patrimonio dell'UNESCO. Violento nubifragio nella notte a Milano, dove per le forti piogge è esondato il Seveso, allagati alcuni sottopassi, diverse auto sono rimaste bloccate nell'acqua. Disagi anche in Brianza, dove il Lambro ha superato i livelli di guardia. E mentre nel capoluogo lombardo le temperature hanno toccato i 10 gradi, in Sicilia nella notte si è arrivati anche ai 30. Il naufragio della Costa Concordia, attesa per oggi la sentenza della Cassazione nei confronti dell'ex comandante Francesco Schettino. Stamane la parola ai difensori, quindi i giudici si riuniranno in Camera di Consiglio. Se la Corte dovesse confermare la condanna a 16 anni per Schettino, si aprirebbero le porte del carcere. Con la riforma sanitaria riusciremo a risparmiare qualcosa come 400-900 miliardi di dollari, lo ha detto il presidente USA Donald Trump in un'intervista all'Economist. Tutti quei soldi, ha spiegato, andranno nella riduzione delle tasse.